c'era anche una chiesa a Venezia, e c'è ancora, dedicata a questo santo, è stata chiusa per restauro un'infinità, uno dei gioielli del Rinascimento veneziano. È la chiesa, diciamo il nome di questo santo, di San Giobbe. Eccolo qua sulla lunetta bellissima del portale, a sinistra Francesco, perché la chiesa era officiata dai francescani, qui c'era anche in questo convento San Bernardino da Siena, ed ecco Giobbe, questo vecchio, nudo, coperto da un drappo. Dentro in questa chiesa c'era un grandissimo capolavoro, che adesso è alle gallerie dell'Accademia, del mio amato Giovanni Bellini, la famosa Pala di San Giobbe, una delle meraviglie della storia dell'arte di tutti i tempi. I santi intorno alla Vergine che respirano tutti la stessa dorata atmosfera che li avvolge e li accarezza. Ed ecco qua, alla destra di Maria, alla nostra, il padrone di casa, Giobbe, è un vecchio che congiunge le mani in preghiera, coperto da un drappo. È il più bel San Giobbe di per me, di tutta la storia dell'arte. Ma ne abbiamo noi, anche noi qua in campagna, rispetto a Venezia, sapete che c'è in tutti i campagnoli, ne abbiamo uno di bellissimo ed è di nuovo in Sant'Andrea. Questo affresco lo avete visto chissà quante volte, è il più bel affresco della chiesa di Sant'Andrea, che è una chiesa bellissima, ma questo è il gioiello dentro la chiesa di Sant'Andrea. Santi di malattie, Sant'Antonio Abate, non ne parleremo, ma lo sapete che proteggeva contro il fuoco di Sant'Antonio, l'herpes, zoster, Rocco di nuovo, e al centro, eccolo lui, di nuovo un vecchio, con le mani congiunte in preghiera e coperto di piaghe, che è il secondo stadio della sifilide. Ma Giobbe è un personaggio biblico e la Bibbia ci racconta che era coperto di piaghe. Ecco perché è stato associato a questa nuova terribile malattia che non si sapeva bene da dove arrivasse, ma che faceva strage, ma che uccideva. Il libro di Giobbe, i miei ripetenti lo ripeto, lo sanno, è il mio preferito, la Bibbia è il mio libro da comodino, ogni tanto vado a rileggermi, se sono giù di morale, il libro di Giobbe. È in parte in prosa, in parte in poesia, e ci racconta la storia di questo uomo, che era ricchissimo e rispettato. Aveva una famiglia bellissima, 7 figli maschi, 3 figlie femmine, e aveva 3.500 cammelli, 7.000 pecore, guardate che neanche Berlusconi, veramente una ricchezza, ed è devoto, ringrazia Dio e lo adora per questi doni che Dio gli ha fatto. E Dio è contento di lui, non è contento dell'umanità Dio, perché si guarda intorno e dice, ma questa umanità, guarda, ma c'è dilemma. Cioè, insomma, no, non era contento, però c'è Giobbe che mi venera e mi adora. E vicino a lui c'è Satana, vicino a Dio c'è Satana che dice sì, ti adora. Satana, sapete che è una linguaccia insinua, ti adora e te credo, te la tut, vorrei ben veder che non ti adoresse. Ma senti un po', caro Padre Eterno, prova un po', lasciami, lascia che io gli porti via quello che ha e vediamo se continuerà ad adorarti. Allora Dio, che è un signore, accetta la sfida, chiaramente, dice va bene, scendi, portagli via tutto, però non fargli del male. Allora Satana si sfrega le mani, scende sulla terra e gli porta via tutto, fa crollare il tetto della casa sui figli e le figlie e li ammazza tutti, manda i ladri che gli portano via il bestiame, gli incendi che gli portano via i prodotti dei campi. Il nostro Giobbe è diventato improvvisamente, senza aver investito in Veneto Banca, poverissimo. E però cosa fa? Abbassa la testa e dice, tu mi hai dato, tu mi hai tolto. E continua ad adorare Dio. Allora Dio è contento e chiama Satana e dice, hai visto, linguazza maledetta, hai visto? Gli hai portato via tutto, eppure Giobbe mi adora. E Satana, che è Satana, insinua di nuovo, e ti credo che ti adora,
perché non mi hai lasciato portargli via la cosa più importante. Lascia che io gli porti via la salute e vedremo se ti adorerà ancora. Allora Dio ci pensa un attimo e poi dice, va bene, scendi, portagli via la salute, ti do un unico divieto, non ucciderlo, non lo ucciderò. Satana scende e cosa fa? Lo copre di piaghe, che per gli ebrei è la vergogna, perché se sei marcio fuori vuol dire che sei marcio dentro. E Giobbe viene cacciato di casa, lo vedete nei quadri con la moglie che lo caccia via, gli tira un secchio d'acqua e lui è seduto sull'età, un povero vecchio, non ha più niente, è solo, è coperto di piaghe e si chiede, ma perché è successo a me? Ma cosa ho fatto io per meritarmi questo? Che è la domanda che tutti ci facciamo quando una malattia terribile ci capita addosso e non troviamo risposta. E Giobbe non la trova la risposta e si tormenta e dice, ma cosa ho fatto io? Ma perché è successo a me questo? Vanno gli amici a trovarlo, cercano di dirgli, ma tu devi comunque adorare Dio, e se non hai fatto tu avrà fatto, le colpe dei padri ricadono sui figli, le avrà fatto tuo padre. Ma Giobbe insiste, ma io che colpa ho? Non capisce perché il male è capitato a lui. E allora gli amici perdono con lui la pazienza. E questo povero vecchio dice una bellissima frase che in latino suona così, miseremini mei saltem vos, amici mei, abbiate pietà di me almeno voi che siete i miei amici. Nessuno ha pietà di Giobbe, che resta solo con le sue piaghe e le sue domande senza risposta. È un libro terribile, ma se vi capita andate a leggerlo, io lo leggo spesso.